Ragazzi, vi voglio chiedere un favore. Seguitemi tutti su Instagram che stiamo arrivando ai 100k. Ok, non è un favore, è un ordine. Seguitemi su Instagram e sono uccido Fatto e Freddy. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovissimo video. Cos'è sta roba? Fermi tutti! Benvenuti ragazzi su Tizio Location, ovvero Five Nights at Lores 2. Sì, ovviamente ragazzi, questo game l'ha andata a creare lo stesso creatore, che gioco di parole, di Five Nights at Lores, il primo, ovvero LOLTV. Grazie LOLTV per creare queste chicche con noi YouTube dentro. Grazie! In questo caso abbiamo T-Channel che si trasforma in Phantom Freddy. Tutto tu, fai tutto tu. Bene, direi di iniziare. New game. Io spero tanto LOLTV che non sia come l'ultima volta, che ogni volta devo fare il gioco tutto da capo se voglio completarlo al massimo. No, devi mettere salvataggi. Allora, grande riapertura della catena YouTube Pizza con una location tutta nuova. Sas. Vieni a conoscere Tizio e la band. Spero tanto che ci sia anch'io. Ah, e ci serve un guardiano notturno che sotto pagheremo male per lavorare male. E visto che sei stupido, accetterai il lavoro. Già, non sono stupido, ma accetto lo stesso. Notte 1:12 del mattino. Iniziamo immediatamente. E soprattutto dobbiamo capire un attimo come funziona sto gioco. Che, oh mio Dio, che grafica eccezionale. Oddio. E come faccio? Ehi. Ehi, sì, dimmi. Mi senti? Sì, LOLTV. Io spero di sì. Ehi, come va? Bene. Perché te lo chiedo? Non mi interessa. Che cattivo. Non mi ricordo mai il nome di sto posto. Com'è che si... Ah, sì, il tizio Pizza Palace. Sì, ok. Scusa. Quanto tempo ci è impiegato per creare ste note vocali, lol. Vabbè. Andiamo a vedere le telecamere. Ti posso mutare? Non posso nemmeno mutarti. Ah, sì. Non posso nemmeno mutarti. Ti dirò più o meno cosa devi fare, perché ci sono altre cose. Ma chi è? Questo è un Freddy tutto drogato. Ci sono due animatronic in questo momento, ok? Dori l'esploratrice. Allora, uno di loro... Due animatronic. Oh mio Dio! Gli animatronics del primo Five Nights at Lores. Ci sono io. C'è lo spray per occhiali. Anzi no, lo spray in tedesco degli occhiali. Salsiccia Freddy e Marco Togni. Te devi utilizzarlo quando quel personaggio si avvicina alla vetrata, sì. Non ho capito. Se uno di questi personaggi si avvicina alla vetrata, devo utilizzare il control. Se si avvicina troppo, te lo sciocchi col control shock e va via. Genio. Allora apri le telecamere e vai sulla telecamera 1. Ecco, sulla telecamera 1 dovresti vedere che c'è una specie di tipo elegante, ma con una faccia da orso verde, qualcosa così. Fatto un Freddy elegante. Allora lui esce ogni tanto da quella stanza, ecco, va bene. Direttamente nel corridoio principale. E quindi devo ucciderlo con questo cecchino. Non sto facendo nulla, 2 del mattino. Sulla tastiera te accendi la tua torcia e quello è il corridoio principale, ecco, perciò può arrivarci direttamente, quindi se vedi che è lì. Stavo già per morire. Io credo. Ok, credo adesso doverti farti una piccola. Anche perché è da 2 ore che parli, come fai? Allora, intanto benvenuto al tizio. Affanbagno. LOLTV! Più corte le cose, più corte! Da 2 ore che parli. In realtà ne abbiamo di più. Siamo aperti già da un po' di tempo. Abbiamo degli animatronic che. Fatelo stare zitto! Parla da 3 ore, parla! E è strano perché ci sono io. Era anche un mio vecchio amico, ma non ma che belle frega! Ma che bello! Di fatto che i nostri robot sono in riparazione da quell'azienda e mamma mia, si vede, sì, tutti morti. Ci stanno ritornando man mano, giorno dopo giorno, e per adesso ci sono ritornati. No, io ti disinstallo. Io ti disinstallo dal game. Da tutto ti disinstallo. Devi sapere per la prima notte, perciò ciao. Ah sì, basta! Non parlare più! Muto! Oh, grazie! Dopo 3 ore! La notte è finita! E tu smetti di parlare ora! LOLTV, va bene! In poche parole, se non l'avete capito, ovviamente l'avranno capito tutti, visto che questo tizio ha parlato per 3 ore. Grazie LOLTV, come sempre. Troppo bello giocare a questo gioco! È ultra emozionante! Ok, ora posso rimettermi il volume, visto che il tizio ha parlato e ha finito di parlare. Ah, che bello. Ritornare in una pizzeria dove... Porca miseria, dov'è? Ma lui, il T-Channel, dovrebbe spuntare solo a destra, giusto? Quindi inutile che faccio destra e sinistra. Ma io non mi fido di LOLTV, quindi controllo a destra e sinistra. Destra e sinistra.
Dai, arriva alle 5 del mattino, così stanotte la finiamo subito. Grazie. Cioè, ormai ho trovato la tecnica giusta. Accendere la luce sempre, che tanto poi non spreco nulla. Mi piace questo gioco. Voto 10. Mi sta girando la testa. Grazie, grazie mille. Oh, vai avanti, vai avanti. Notte completata. Io adesso voglio sapere la seconda. Chi è? No, hai messo le task? Hai messo le task? Congratulazioni per aver completato la tua prima notte ieri. Grazie. Nonostante tutto il tuo lavoro, non è ancora finito. Come sai, lavorando all'interno della Vincent Robotics sono previste diverse mansioni. E come tipo? Sai, il nostro obiettivo in principale in questo momento riparare è quello animatronics? Di far chiudere il tizio Pizza Palace in modo che potessi controllare la situazione e testare dal vivo i robot che appunto noi interessante ragazzi, facendo credere loro che siano stati aggiustati. Naturalmente tu sai che i robot sono in realtà stati manomessi. Quindi ed è c'è per una questo storia che in questo dietro. Momento ti trovi qui. Quello che si trova davanti a te è il robot che la prossima notte verrà rimandato al tizio Pizza Palace. E tu devi controllare la sua instabilità per essere sicuro che sia sempre maggiore di 30 e minore di 60. I due come robot faccio a scoprirlo? Inviati al tizio Pizza Palace, che quelli sono i livelli giusti in modo che l'instabilità non sia né troppo bassa né troppo alta. Perciò utilizza gli strumenti di cui sei stato dotato per riuscire a mantenere l'instabilità in un livello maggiore di 30 e minore di 60 per esattamente 100 secondi. Oh, basta, sto gameplay sta parlando solo lui, qua. Io non faccio più nulla, metto così a mani consette. No, TV, fai tu, va. Il piano fallirebbe e tu verresti licenziato, nonché ucciso. Quindi, vedi di non commettere errori. Detto questo, buon lavoro. È finito? Oh! Insomma, il ticoso a destra non deve scendere. Non deve salire sopra i 60, non deve scendere sotto i 30. Quindi devo fare così. 48, 49, 50, 51, 52. Due, uno, zero, punto, ciao. È stato un piacere. Log off. Tiè. Notte 2. L'ultimi, facciami i complimenti per le peggio trollate. Ma ora basta, ora basta. Basta trollate. Non parlo. Ehi, come va? Bentornato. Un piacere rivederti, anzi notte, risentirti. LOL TV per la seconda notte la molto okay, si è preso la mano. Ti vorrei ammazzare, Nelson. Sì, allora questa notte si aggiunge un altro personaggio, sì, perché che arriva da sinistra, presumo ieri. Allora, si trova nella stanza di sinistra. Sì, si trova esattamente. Wow, un genio. Mi raccomando, utilizza non parlare troppo, perché altrimenti non superare le tue ore di parlata, ti prego. Entrerà nel tuo ufficio e insomma, non credo tu voglia che questo accada. Che non ci siano altri problemi per questa notte. Bravo, basta. Più che altro, ieri sera non ti ho detto i nomi dei personaggi. No! Dai, il gameplay non lo posso fare così, il gameplay. Ma che gameplay è, scusa? Quindi va bene. Ciao. Ci vediamo domani notte, forse. Oh, grazie. Finalmente almeno posso fare altre 3 ore di gameplay tranquille senza che tu mi vieni a parlare. Allora, benvenuti nella notte 2 del tizio location. Ci troviamo qua a lottare contro due animatronics veramente brutti. Ma a me non mi interessa perché voglio Marco Tonni. Dov'è il mio Marco? Marco, dove sei? No, devo controllare perché sennò muoio allucinamento. Infatti c'è qualcuno qua. Tato, dov'è? No, non è spuntato nessuno. Voglio Marco Tonni. Ciao Marco. Sono quasi le 4 del mattino. Me lo sento. Il bello che è di questo gioco c'è una sensibilità ultrissima. È sorprendente. Cioè, la sensibilità del mouse. Guardate come si muove la telecamera. Guardate. È una cosa incontrollabile. Shrek. Ciao Shrek. Io volevo giocare un gioco tranquillo, ma non un troll game. Dai, abbassa i troll game. Ciao Lorenz. Abbiamo un Ernesto XD. Ernesto. Dai che questa notte è anche finita. Troppo easy. Basta. Non ho tutto il tempo del mondo per fare ste robe. Basta LOL TV. Grazie per il troll game. E niente raga, io vi saluto. Spero tantissimo che questo video
FNAF vi sia piaciuto. E niente raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mega pollice in su per un prossimo video. Un saluto dal vostro Ninja di FNAF e noi ci vediamo al prossimo video. E ciao.